Io alzo volume, sì. Vediamo. Intanto io lo condivido. Aspetta che mi sposto perché ci prende. Ah, eccoci. Sì, ci siamo. Sì. Eccoci. Spero si senta. Buongiorno a tutti. Ovviamente a seguito della situazione Covid in cui viviamo, abbiamo trovato io e l'assessore Pirota questa soluzione alternativa per fare la premiazione delle borse di studio. Adesso pian piano aspettiamo, parliamo un attimino noi in modo tale che i ragazzi che sono a casa e non stanno facendo lezioni in DAD possano collegarsi, interagire con noi. È la prima volta che usiamo questo portale dal sito del comune, quindi se vedete che ci mettiamo un attimino a capire come funziona, dateci un attimino di tempo. Detto questo, proviamo a utilizzare questa tecnologia, vediamo se riusciamo anche ad avere un'interazione con se ci sono i genitori, se ci sono i ragazzi. Possiamo anche provare a fare una condivisione video, chiedendo qualche parere in diretta direttamente ai partecipanti. Adesso volevo vedere un attimino se. Scusate che intanto indago su eventuali commenti dove li vediamo. Ok, boh. Vedo che intanto, buongiorno a tutti, vedo che intanto comunque si stanno aggiungendo persone che stanno con noi vivendo questo momento. E come diceva il sindaco, è un anno particolare, è una situazione particolare. Avremmo voluto tutti poter ambire, sperare che questa giornata fosse fatta in presenza, purtroppo. Le regole, le norme ormai sono note, le conosciamo, dobbiamo attenerci assolutamente il più possibile a quelle che sono le disposizioni del DPCM. Io non so, ecco, prima di iniziare forse magari darei ancora qualche Ah, ecco dove le minuto. vediamo, guarda. Buongiorno Perfetto. Monia. Adesso sì, intanto se ci scrivete qualcuno, se qualcuno già è connesso. Sì, vedo che siamo già a 43, ecco, quindi si stanno aumentando. Allora, poi una cosa che aggiungiamo alla questione delle pergamene, come sapete, di solito c'era la consegna delle pergamene, per ovvi motivi non la possiamo fare. La faremo però nei prossimi giorni. Per anche la situazione Covid cercheremo di portarvele a domicilio, quindi dateci tempo di capire Esatto. come organizzare, mal che vada verremo noi in Di persona persona a portarvele. consegnarle, proprio per evitare qualsiasi problematica, e in modo tale che avete almeno la pergamena, così siete anche contenti di averla Esatto. ricevuta. Poi aggiungo che a partire da lunedì saranno poi disposti i bonifici per l'accredito di quelli che sono i corrispettivi di importo per le borse di studio. Ok, intanto vi stiamo anche leggendo, Esatto. buongiorno a tutti. L'importante Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che stanno scrivendo e anche quelli che non stanno scrivendo, ovviamente. è che ci sentite bene. Allora, Sara Locatelli, Alessandra Cislaghi. Ok, adesso man mano, noi comunque vedete, ho preparato le slide, io scusate mi sposto così lo vedete bene. Faremo questa presentazione, ci proveremo, farò da valletta, mi applico in questo modo. Come al solito partiremo dalla scuola secondaria di primo grado, quindi dalle medie, facendo vedere anche le scelte che hanno fatto i ragazzi, perché come ogni anno diciamo che è interessante vedere come si evolve anche le linee, l'indirizzo che i ragazzi prendono nelle scuole superiori, che è anche uno specchio della società del futuro. Ogni anno mi diverto a parlare con i ragazzi del fatto che bisogna avere coraggio nelle scelte che si fanno, soprattutto nelle scelte, soprattutto dalle medie in poi, sia lo step medie superiori e ancora di più superiori università, perché sono delle scelte che poi ti segnano la vita, ti segnano la carriera e per questo bisogna fare quello che ogni singolo studente si sente di fare, non quello che gli altri vorrebbero, che lui Che lui facesse. facesse. Questo è fondamentale e lo dico sempre. Vedo che un po' di gente c'è, direi di iniziare. Sì. Iniziamo con le slide. Allora, vediamo, che qua. Ma Ok. possiamo passare Qua. subito alla prima. Ecco, qui abbiamo, come diceva il sindaco, lo spaccato di quelle che sono state
le scelte post primo grado, cioè quindi coloro che hanno avuto il diploma del primo grado per passare alle scuole superiori. Qui vediamo benissimo che la fa da padrona il liceo scientifico, quindi con 12 di queste scelte, ma il liceo in generale anche con quello linguistico e quello poi delle scienze umane, artistico da sviluppare. Grafica abbiamo tre scelte, liceo scienze umane 2, artistico 2, classico 1, liceo scientifico, scienze applicate 1, informatica e turistico. Ecco, quindi questa è la dinamica di quelle che sono state poi le scelte dei ragazzi per le scuole superiori di secondo grado. Sì, devo dire che rispetto all'anno scorso è aumentato il liceo scientifico, perché mi ricordo che l'anno scorso era più il linguistico quello che lo faceva da Da padrone. padrone. Ottimo la grafica, secondo me, perché la grafica è uno dei lavori del futuro, i social, ma anche se uno vuole fare la grafica dei videogame, perché poi la grafica si applica molto, la grafica pubblicitaria, l'immagine, comunque, sicuramente è una delle materie del futuro. E poi vabbè, scienze umane, liceo artistico, liceo classico 1, che però anche il liceo classico serve sempre, eh? Poi dà più spazio all'università. Turistico, io spero che chi fa il turistico, speriamo che dopo questa pandemia Grazie. si riprenda a fare un po' di lavoro. Io intanto vi leggo, Carlo permane l'asporto, sì, anche con le pergamene facciamo l'asporto, Esatto. consegna a domicilio, perché ormai ci siamo abilitati in questo. Allora, procediamo con Allora, la vediamo prima la prima slide. slide con l'elenco. Qui abbiamo anche in relazione all'elenco dei ragazzi, anche quelle che sono state poi le scelte scolastiche. Quindi questo elenco sono di Giulia Cassani, Gabriele Cellani, Alessio Del Rico, Anita Ferrari, Jacopo Gonzini, Riccardo Meda, Lorenzo Meloni, Steven Piacentino, Melissa Scifo e Beatrice Tempesta. Dal primo grado sono passati poi con la scelta al liceo scientifico e sono stati diplomati con 9. Vediamo, voglio vedere se c'è qualcuno dei ragazzi. Io proviamo, noi ci proviamo, Vediamo eh. se riusciamo a interagire. Vediamo, c'è qualcuno di questi ragazzi che abbiamo chiamato in linea, magari? Se ci siete, scriveteci nella chat che vi facciamo due domande. Vediamo, io intanto scorro la chat per vedere se magari. Tra l'altro da qua, dal computer, bisogna anche capire come si fa, dal cellulare è più facile. Lorenzo, come mai non sei lì? Ah, aspetta, vedo. Allora, come faccio a condividere? Ha risposto Alessio Del Rico tramite, credo, il profilo del padre. Sì. Ok, anche Giulia Cassani. Adesso voglio un attimo, scusatemi, ma perché di solito c'è il pulsantino per fare la condivisione schermo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di tecnologico. Taglio del video. Qua vedete che facciamo tutto live. Non... È Allora, anche per noi una prima volta. come si fa da qua? Grazie. Sì, so che alcuni ragazzi purtroppo sono a lezione. Infatti. Ci abbiamo un po', ci è venuto in mente dopo, però oramai avevamo fissato la data ed era più un casino. Poi per fortuna rimane sul Facebook, quindi si può Sì, vedere. certo. Allora, non riesco a trovare il pulsante della condivisione schermo. Ma io che lo facevo dal cellulare allora. O si può solo su Instagram? Allora, se avete suggerimenti per la condivisione schermo, io li Se accetto, volete eh? aiutarci. Perché vedo solo mi piace, fissa in alto, rispondi. Ci sto provando, eh? Ma non vedo altri pulsanti. Di solito appariva qui. Qui? No. Usa codificatore, usa chiave. Allora, tutto live, quindi allora facciamo così, intanto che io guardo su Google se riusciamo a fare la condivisione schermo,
Se c'è qualche genitore e qualche ragazzo che ci lascia qualche commento a fianco, noi li leggiamo in diretta, in modo tale che io intanto guardo la modalità su internet. Allora, Andrea Licciardi è impegnato in lezione scolastica, però non l'abbiamo ancora chiamato, non è nel primo No, gruppino. esattamente quello subito dopo. Anita Ferrari è a lezione al Bramante, ok, grazie. Poi mi dicono che ci ha collegato Alessio De Rico e Giulia Cassani, perfetto. Se voi due ci volete far sapere come vi trovate nella vostra scuola, anche via chat, noi leggo, cioè noi leggiamo, scusate l'italiano, noi leggiamo e condividiamo con voi in questo modo di chat, intanto che io cerco come fare. Vediamo intanto se Capuano Cristian è collegato. Sì, grazie, non Sì, siamo ancora arrivati. Ci siamo. esattamente dopo. Perfetto. Perfetto. Aurora è in video lezione, sta provando a seguire. Grazie. Grazie. Ok, Alessio, vedo che sei collegato. Alessio Del Rico, dici come ti trovi nella nuova scuola e in quale sei andata, quale sei andato, quale hai scelto e perché hai scelto il liceo scientifico. Vediamo se riusciamo. Queste domande valgono anche per gli altri ragazzi che si sono diplomati col 9 e hanno scelto il liceo scientifico. Mandateci un messaggino nella Un chat. feedback nella chat. Scrivo. Allora, aspettate che non voglio fare errore. Allora, Alessio dice: mi trovo molto bene, ambiente socievole e mi sono integrato bene. Bene. Già, questo è un ottimo punto di partenza. Giulia Cassani dice che ha scelto di frequentare il Cardano, lo scientifico, in modo molto contenta. Ottimo, molto bene. Allora, vediamo se vedo anche qualche altra risposta. Ok, faccio una domanda perché visto che vedo che Giulia e Alessio riescono a risponderci, avevate altre opzioni oltre allo scientifico? Allora, Alessio dice che l'ha scelto perché gli piacciono molto le materie scientifiche, ottimo, quindi è rideciso e focalizzato su quella opzione, già da subito, quindi è stata anche una scelta facile, tra virgolette. Ecco, in aggiunta a quanto prima dicevamo, relativamente alle slide, ecco, sappiamo bene che vi sono state inviate un PDF via mail, però ecco, è stato anche scritto che poi l'originale sarebbe comunque rimasto a disposizione presso gli uffici. Come diceva il sindaco, cercheremo per quanto possibile, dato che un conto è la stampa e un conto è l'originale, Sì. di farveli avere nelle prossime settimane, come diceva lei, appunto. Saremo anche noi stessi a raggiungervi e a consegnarvi le pergamene. Quindi per chiarezza, ecco, perché poi magari si crea un po' di confusione. In ogni caso, ricordiamo anche che queste slide che stiamo proiettando alle nostre spalle sono da stamattina disponibili sul sito del Comune. Per come arrivarci, uffici comunali, servizi scolastici, borse di studio. Ecco. C'è qualche altro commento? Allora, sempre Alessio ci sta dicendo che lui era molto concentrato su questa scelta e aveva già le idee molto chiare riguardo appunto il liceo scientifico. Gabriele invece va al Vittorio Veneto, durante i colloqui con i professori hanno detto che chi arriva da Varese è sempre ben preparato, ottimo, cioè, Bene. meno male. Almeno partiamo, abbiamo anche dei buoni insegnanti delle medie che danno una buona base di formazione ai nostri ragazzi. Walter Meo saluta tutti i suoi studenti premiati. Ah no, scusate, professoressa Cuni Barbara, scusate che tra il nome e le firme facciamo un po' di confusione. Steven Piacentino ha iscritto al Vittorio Veneto, bene. Quindi non vi siete focalizzati tutti su un istituto scientifico, ma su diversi.
Daniello, scusate perché io con i nomi non voglio fare errori. Ho valutato anche il liceo linguistico, ma alla fine ho scelto lo scientifico perché preferisco le materie scientifiche. Ottimo. Ci hanno smistati al Cardano senza motivo, dice Steven Piacentino. Vabbè, questo dipende magari anche dalla situazione in cui viviamo. Allora andiamo avanti con un'altra slide in modo tale che pian piano facciamo un po' voi, un po' le slide. Fai tu, prova. Eccola, la mano del sindaco è sempre. Bene, siamo al diplomato con 10, Andrea Licciardi, e la scelta che anche lui ha fatto è stata quella del liceo scientifico. Qua, intanto Se non sbaglio, aveva già dato l'ok al fatto che fosse mi fa collegato. piacere che c'è una professoressa che ci sta seguendo, grazie professoressa Arcuni, ci fa piacere, ci sentiamo onorati ed è bello avere anche professori che Professori. partecipano alla vita dei studenti anche dopo che fanno il passaggio successivo. Molto bella Anche questa perché è cosa. merito loro poi anche la preparazione dei ragazzi, ovviamente dipende esclusivamente, oltre che la disponibilità dei ragazzi stessi, ma dagli insegnanti. Pagina successiva siamo a Silvia Piccolo, che è diplomata con 10 e lode, complimenti, e la scelta è stata anche in questo caso del liceo linguistico. Scientifico, scientifico. Oh, pardon, scientifico, no, visto la slide prima. Vediamo. Scusate, perché vedo che c'è un commento che si chiama semplicemente. No, questa è una diretta solo per le borse di studio. I malati Covid, almeno in questo oggi li lascio un Oggi. attimino da parte, mi concentro solo su questa cosa. Allora, Andrea ha scelto il Bramante ed è molto felice ed entusiasta, il papà di Licciardi ci sta dicendo. Bene. Ottimo, mi piace la professoressa che commenta, va benissimo professoressa perché almeno così c'è anche un'interazione e fa vedere proprio il senso forte che ha. Allora, Silvia Piccolo c'è, perfetto. Tra l'altro io stavo leggendo su internet che c'è un pulsante dove dovrebbe uscire share, ma io share non lo vedo da nessuna No, non parte. riesco a No, vederlo non riesco a neanch'io. capire dov'è questo pulsante. Prova qui altro? Altro No. domande, metti in evidenza, aiuto link. Capirò quando Eh finiremo la sì, alla fine diretta. sicuramente avremmo capito come si faceva, Come purtroppo. sferico, attiva sottotitoli. Consenti agli spettatori. Vabbè, sì, va bene. Folgore, limitazione. Vabbè, Niente, proprio la niente, tecnologia è la avversa oggi. tecnologia non è dalla nostra parte. Allora, scusa, Silvia Piccola è molto contenta, frequenta il Cardano, è in classe con Giulia Cassani. Beh, bene, almeno Bene. siete insieme, avete anche. È bello. A me piacciono entrambe le opzioni, sia che si vada solo in una realtà nuova, ma anche avere già qualcuno con cui si conosce, si affrontano le prime difficoltà insieme ed è un bell'inizio. Silvia, anche tu avevi altre opzioni o eri sicura della tua scelta? Intanto vedo che Federico Grassi, appunto, dice che ha scelto il liceo linguistico al Quasimodo ed è molto contento della scelta. Adesso arriviamo anche Ai ai linguisti. linguisti. Vediamo se c'è qualcuno che risponde. Anni fa, figurati te, dice che c'era la condivisione schermo. Va Va bene. bene, Allora, intanto andiamo questa è avanti. la pagina successiva. Ci sono già. Bravissimo. E abbiamo Elia Cadau, Cristian Capuano, Federico Lorenzo Grassi, che ha scritto Cristo, poco fa, qua. Chiara Porta, Angie Juliet Rovati Ragona e Giorgia Ventura. Scelta liceo linguistico, diplomati con 9. Faccio una domanda a Federico Grassi, che lingue hai scelto al liceo linguistico? Perché non so se sapete, stiamo rifornendo la biblioteca di una parte molto sostanziosa di libri di lingue, la maggior parte sono proprio lingui, se oddio, oggi non riesco a parlare, scusatemi, sono proprio libri di base, di studio teorici per le lingue e poi una parte di libri di narrativa. Se ci fai sapere un po' che lingua hai scelto, vediamo se abbiamo fatto scelte giuste come amministrazione.
Silvia Piccolo dice che aveva le idee molto chiare, trovandomi molto bene con le materie scientifiche. Perfetto, allora è stata una scelta molto più semplice e indirizzata. Giuseppe Idone ha scelto il liceo scientifico Alessandrini di Vittuone ed è molto entusiasta. Vabbè, le Alessandrini sul nostro territorio è una, credo, delle eccellenze come scuole superiori per le offerte anche didattiche che Didattiche, propone, anche certo. per la vicinanza, perché anche la vicinanza a casa Conta molto. conta. Scusate, Federico ci ha detto che ha scelto tedesco e spagnolo. Vabbè, inglese credo che sia base obbligatorio sempre, però il tedesco immaginavo che fosse una delle lingue che adesso diventerà quasi obbligatoria perché ormai è la seconda lingua dopo l'inglese Certo. fondamentalmente. Bene. Poi se c'è qualcun altro che ha scelto le materie linguistiche, fateci sapere che lingua avete scelto, perché almeno abbiamo un'idea anche noi come amministrazione se le nostre scelte sono state fatte correttamente, ma il tedesco immaginavamo fosse tra le lingue, poi ovviamente ci sono anche libri più avanzati, abbiamo inserito anche il cinese, il giapponese, perché all'Oriente non dimentichiamo che anche quelle sono lingue che una per forza nel futuro la dovremo imparare. Certo. Allora, andiamo Bene, avanti? andiamo Vai. avanti. Allora, siamo sempre diplomati con 9, Sara Locatelli, Simone Meo e Federica Pastore. La scelta è stata per la grafica. Ecco, se ci fosse uno di questi tre, o Sarebbe anche tutti e tre, curioso. sarebbe curioso, ecco, perché vorrei appunto poter interagire per capire un po' come... si stanno trovando e poi anche poi le motivazioni della scelta. Allora, visto che intanto ci stanno rispondendo i ragazzi del linguistico, scorro un attimino, scusate. Elia Cadao è molto contento, frequenta il Quasimodo e fa russo. Sì, qualche ribo di russo l'ho messo perché anche il russo, anche se è un po' più ancora chiusa come lingua rispetto al resto del mondo, però a livello di business il russo è una delle altre lingue che viene Certo. utilizzata molto. Angie dice: ho scelto il linguistico per imparare le lingue e aprirmi ad altre culture. Beh, con il linguistico si deve viaggiare, appena è possibile. È l'unico modo per impararle. Christian aveva scelto il Cardano Liceo Sportivo, ha avuto sfortuna nel sorteggio ed è andato al linguistico. Ha scelto francese, spagnolo e dei corsi extra di russo. Vedi, allora il russo è molto felice di frequentare questa scuola, ottimo. Bene. Diciamo che nella sfortuna del sorteggio, però almeno la scuola è quella e le lingue serviranno per il futuro sicuramente. Allora, Chiara Porta va al liceo Setti Carraro a Milano e fa francese e spagnolo con doppio diploma. Doppio diploma, quindi avrai anche il diploma in lingua che vale anche in altro stato, in questo senso? Dammi una specifica perché sul linguistico non sono molto ferrata. Simone Meo è collegato. Bene, Perfetto, benvenuto. grazie. Allora, eccola qua, Federica Pastore, l'abbiamo chiamata, grazie mille per averci risposto. Ha scelto di frequentare grafica e comunicazioni, quanto, come diceva lei prima, è il lavoro del futuro, inoltre sono molto creativa. La scelta dell'istituto è stata fatta in base a sondaggi per scuole valide. Cannizzaro dirà, il Cannizzaro è un'altra delle scuole molto valide, in diverse materie perché ha diversi indirizzi, tra cui la grafica, chimica. Se non sbaglio è anche scientifico, tecnologico, se non erro, perché vado a memoria, anch'io andavo a Rho, non al Cannizzaro. Ottimo. Magari facci sapere, Federica, se hai già fatto qualche lezione di grafica e comunicazione e come ti sei trovata, anche perché avere un impatto a distanza e non Certo. dal vivo è un po' complicato all'inizio. Poi vedo Sara Locatelli, anche lei ha indirizzo grafico al Cannizzaro, si trova molto bene con le materie e con l'ambiente in sé. Quindi Sara sei in classe con Federica? Punto di domanda? Spero di sì, almeno se vi conoscete avete compagnia. Pietro Carabelli, frequento il liceo classico Rebora e sono molto contento della mia Bene. scelta. Ottimo, ho fatto anch'io un paio d'anni a Rebora, al classico. Non so, io di solito lo racconto sempre perché io sono un esempio da non seguire,
perché io sono così altalenante. Io ho fatto 2 anni di classico, il ginnasio, poi ho fatto la classica passerella, ho fatto la triennale, sempre nel Rebora, ma a scienze della formazione, per poi fare l'architetto. Cioè, quindi per questo che io dico seguite le vostre idee, io ero molto confusa. Mi è servito il classico, mi è servito scienze della formazione perché se volessi posso insegnare negli asili nido, però ho fatto l'architetto perché alla fine la parte artistica che non avevo seguito alle medie, lo dico chiaramente perché la mia prof di tecnica aveva ragione, dovevo fare qualcosa di tecnico, l'ho fatto un po' più tardi, ma ci sono arrivata perché tanto il circo della vita è sempre quello, se devi arrivare da qualche parte ci arrivi. Scusate, torniamo a voi. Simone Meo si trova molto bene al Cannizzaro, Indirizzo indirizzo grafica, grafico, anche bene. qui se avete qualche opinione su come sta andando anche la didattica a distanza, se vi trovate bene, fatecelo sapere, perché comunque se qualcosa possiamo fare nel nostro piccolo, perché come di Bareggio possiamo fare veramente poco purtroppo per le scuole che sono al di fuori della nostra portata, ma se serve qualche supporto ditecelo. Gaia Restelli ha finito la DAD, ok, quindi adesso ci Bene, segue, ottimo. benvenuta. Ok, ah, sono tutti nella stessa classe, Ah, ottimo, bene. bene, bene. Quante classi di grafica ci sono al Cannizzaro? Una, due, tre? Perché a volte me ne facevano solo una, se c'erano poche persone. Ce lo fate sapere, giusto per capire se la grafica è stata molto scelta. Jacopo Gonzini, l'abbiamo già chiamato? Forse sì, credo di sì. Sì, era di primi. Sì. Ha scelto il liceo scientifico Bramante a Magenta. In questo momento ancora a lezione, non riesce a collegarsi. Noi cerchiamo di andare infatti un attimino per le lunghe, anche per dare la possibilità al mezzogiorno di far collegare i ragazzi. Tre sezioni di grafica, ottimo. Beh, 3 sezioni sono tante, comunque. Non sono poche, perché fino a qualche anno fa se ne facevano una, era un miracolo. Per adesso materie grafiche non ne facciamo, c'è disegno tecnico e quando torneremo in presente inizieremo CAD. Speriamo tutti Bene. presto. CAD è un bel divertimento. Allora, i primi 2 anni faremo disegno tecnico, che a distanza non è per niente semplice, infatti. Perché vengono utilizzati strumenti nuovi e non è semplice. Allora, io quello che vi consiglio, in biblioteca qualche manuale c'è, ma mi sa che è un po' vecchiotto perché ovviamente di sicuro vi hanno dato l'applicativo nuovo tipo di CAD, però prendete il manuale e imparate i codici in inglese, suggerimento. Basta perché sennò mi dilungo. Jacopo in classe con Alessio, per quanto la didattica a distanza e il Cardano sono molto Bene. organizzati. Ottimo, anche perché sfatiamo questo mito che sembra che la didattica a distanza è un mostro, credo che per le scuole superiori sia anche ben strutturata e organizzata, ma anche perché già gli studenti sono pratici con la parte tecnologica, si ha un po' più di difficoltà alle elementari, ma per ovvi motivi. Anche perché c'è bisogno del genitore che Certo. assista i ragazzi. Allora, andiamo avanti con una pagina, Sì. così. Allora, abbiamo Matilde Bottani, sempre diplomata con 9, scelta liceo Scienze Umane. Se anche qui Matilda è collegata, ci fa sapere come si trova, quali sono le materie nuove, perché di sicuro la didattica da quando andavo io a fare la scienza della formazione è cambiata. Vediamo se Matilde è collegata. Ma nel caso Matilde, scrivici che così commentiamo con te la tua scelta. Ecco, sempre restando sulle stesse scelte, quindi sempre scienze umane, anche Giorgia Erroi, questa volta però diplomata con 10. Sembrava di aver visto qualche errore, ma non vorrei sbagliarmi. No, non lo trovo. Tanto io cerco sempre il pulsante per la Ok, condivisione. andiamo avanti dal momento che non ci sono interazioni al momento. Al liceo artistico, questa è stata la scelta, Aurora Pennella e Gaia Restelli che si sono diplomati con 9. Proseguendo abbiamo Pietro Carabelli, questa
volta diplomato con 10 lodi. che La credo scelta sia il ragazzo che ha è commentato. stata quella del liceo classico. Se non sbaglio, il Rebora, dovrei averlo visto prima. Eccoti qua. Sì. Tra l'altro, Rebola ha cambiato sede, se non sbaglio, perché adesso è dietro a Villalitta, se non sbaglio. Se non erro, però vado un po' a memoria. Allora, Gaia Restelli frequenta il liceo artistico Boccioni a Milano, si trova molto bene, anche la DAD è molto riuscita bene. Gaia, come fanno con la DAD col disegno? Cioè, vi fanno disegnare, disegnate già con le tavolette tipo PC, cioè col PC, o avete anche elaborati cartacei? Come funziona? Facci sapere. Aurora Pennella, collegata. Aspetta, Sì, Aurora. non mancherà la forza, siamo già. Sì, vede. Liceo artistico, Sì. anche Aurora. Aurora, anche tu, facci sapere come ti trovi con la DAD a distanza e come stanno applicando più che altro per le materie appunto artistiche, quindi il disegno, come lo state affrontando in classe, se l'avete già iniziato ad affrontare o siete ancora alla fase teorica. Indagando intanto. Non si dà per vinta il No, sindaco. cioè, impossibile. Allora, proseguiamo. Abbiamo con diplomati con 10 Giuseppe Idone. La scelta è stata quella dello scientifico scienze applicate. Quindi un po' più tecnico. Il liceo Rebora dietro Villa Burba. Sì, scusami, Villa Lista è quella di No, immagino. Brugherio. Brugherio. Un po' di confusione con le ville. Sì, quindi è tutto insieme con scienze della formazione, scienze umane, in Allora, siamo agli ultimi due per quanto riguarda la secondaria di primo grado. Il penultimo è Giorgio San Giovan Ortolan, diplomato con 9, ha scelto l'informatica. Allora, intanto Francesca ci fa sapere che per l'artistico fanno tutto cartaceo, mandano le foto delle tavole ai professori via Classroom e le valuta. D'altronde non c'è alternativa, a meno che non vi iniziano a far fare disegni sul digitale, ma credo quello sia un corso a parte. Allora, dicevo l'ultimo, per quanto riguarda la Il secondaria di primo turismo. grado, scelta turismo Greta Rocca, diplomata con 9. E qua se ci fosse Greta sarebbe curiosa che in questa fase Covid ha scelto il turismo. Anche Aurora dice noi disegniamo a casa con grandi tavoli, quindi è anche difficile gestire spazio. Qua guarda, tra l'architettura in futuro e l'artistico abbiate uno spazio in casa enorme dove che potete sporcare, che potete lavorare o che terrete sempre con la plastica sul pavimento per la salute mentale dei vostri genitori che puliscono perché è così. Avete una vita segnata. Ecco, nel passaggio tra i premiati del primo grado e secondo grado, voglio lanciare un messaggio prima che magari qualcuno che ormai abbiamo già, il cui nominativo l'abbiamo già elencato, poi ci lasciasse, quindi non arriva alla fine della video, della diretta. Solo una pillola, i particolari poi li avremo più dettagliati nel corso della prossima settimana. Ecco, giusto perché tutti voi siete coinvolti nella scuola, nella didattica a distanza. Ecco, l'amministrazione, l'assessorato all'istruzione e la giunta, il sindaco hanno inteso attivarsi per cercare di offrire un contributo a tutti i ragazzi che dalla seconda media alla quinta superiore utilizzano la DAD e quindi utilizzano la didattica a distanza. I termini e le modalità ve li forniremo al Una più decina di tardi, entro una settimana, 10 giorni, al più giorni. tardi, anche perché i tempi poi diventano stretti. Comunque, se riusciamo e se i tempi riusciamo a rispettarli come dovremmo, già giovedì, venerdì potrebbe essere già pubblicato qualcosa al riguardo, ovviamente della settimana entrante. Quindi vi lascio questo messaggio perché è sicuramente di utilità ed è una possibilità in più di aiuto verso di voi e verso le vostre famiglie in questo momento. Bene, proseguiamo. Allora, aspetta che tanto vedo Valeria San Gion che dice: mi trovo bene nella mia nuova scuola, ho scelto l'istituto Mainardi indirizzato all'informatica. Vabbè,
Vabbè, in questo caso credo che con l'informatica e la DAD ci siamo, nel senso che Certo. più, cioè, più imparare in questo Questo momento non si è può. il top. Lo stiamo dimostrando noi, Sì, che la se nostra hai efficienza. suggerimenti validi per la condivisione Esatto. schermo Facebook, io ti ringrazio, ma cioè, veramente mi chiedono di installare un applicativo che se lo installo perdiamo tutto, quindi No, sarà per la prossima sicuramente, dai. ce la Dai. possiamo fare. Ovviamente non di questa, cioè Con le vogliamo che la tesi di prossima laurea, con le ci tesi di vedremo. laurea, cioè, ci devo Infatti, riuscire. Poi, mal infatti. che vada, facciamo un party Facebook, che ho scoperto che si può fare il party Facebook, e facciamo un party tutti insieme. Allora, passiamo alla secondaria di secondo grado e abbiamo Noemi Garavaglia, Emma Sisti, Sara De Donato, Michela Lucu e Giulia Cannone. Le scuole che frequentano sono linguistico, scienze Hanno umane, frequentato. hanno frequentato, sì, perdono, è vero, Cioè, è il sono termine alla fine, uscite. liceo scientifico, liceo linguistico e liceo classico. Se ci fosse qualcuno di questi ragazzi, sarebbe carino sapere che scelta universitaria, se hanno fatto una scelta universitaria, giusto per capire se c'è coerenza con i loro studi, precedenti. Mi scuso con Giorgio Ortolan, sì, perché stai scrivendo tramite il Facebook, Ok. credo, di tua mamma, credo. Giulia Cannone, che è qua, giusto? Oh, sì, esatto. Ha fatto liceo linguistico al Quasimodo, ma all'università ho scelto una strada totalmente diversa. Sono entrata all'Università degli Studi di Milano, chimica, tecnologia, farmacia, dal linguistico. Mi trovo benissimo, nonostante sia molto difficile, soddisfatta e entusiasta. Infatti, Bene. Giulia, sei l'esempio quasi come me, che dicevo prima, fai una cosa prima, poi dopo ti accorgi che le materie che ti interessano sono altre. Sarà molto difficile la prima parte di tutta la chimica che arretrata che devi apprendere, perché CTF ha molta chimica, però poi è molto bello. Io ho avuto molte amiche che l'hanno fatta, poi c'è tutta la parte dei laboratori. E credo che quella sia la parte poi più applicativa che piace a tutti, ma sono i primi 2 anni che sono un po' tosti. Noemi è a Roma. Bello. Accademia delle Belle Arti e Scenografia, bello, bello, molto bello. Poi a Roma, anche credo l'Accademia sia una delle più importanti. Michela Lucco ha scelto medicina. Ah, anche qui dal liceo linguistico a Linguistico. medicina molto, molto particolare, anche lei avrà tutta la parte di chimica organica da studiare. Ecco, ti sta rispondendo. Sì, al terzo anno ho capito che avrei voluto fare, io al secondo, quindi siamo lì. Il primo anno è l'anno dello sbandamento, il secondo della Secondo. ragione. Bene, ragazzi. Vediamo, intanto io scorro che non vorrei essermi persa nessuno. Ok, intanto andiamo avanti. Sì. Allora, abbiamo Elisa Antonini, Mattia Vittasi, Pietro Arnardi, Giulia Tonani. Arrivano dal liceo scientifico, scientifico, alberghiero, scienze umane. Anche qui vale lo stesso discorso che ha fatto il sindaco prima. Ecco, se volessero qualcuno di questi interagire e raccontarci un po' come è andata e che scelte poi hanno fatto nel Sì, proseguio. sono curioso di Pietro, cioè con l'alberghiero se ha continuato, sta già lavorando o col Covid ha avuto difficoltà a trovare anche uno stage da qualche parte, perché il problema è Il questo, problema è che quello. chi esce dall'alberghiero in questo periodo di Covid di solito partiva con degli stage mirati in alcuni ristoranti anche abbastanza rinomati, ma col Covid è tutto fermo, quindi il rischio è che poi si trovino soli o tra un anno speriamo che il Covid finisca e tutti, immagino i ristoranti presi d'assalto da tutti gli stagisti che devono imparare e hanno quelli di quest'anno e quelli dell'anno dopo. Se magari sei collegato, Pietro, facci sapere cosa è successo in quest'anno, se è successo qualcosa o se magari sei fortunato e hai già un lavoro, un posto dove andare. Intanto c'è Giulia collegata, lei ha fatto scienze umane, ha continuato con psicologia.
serve psicologia in questo momento. Ci sta, in questo momento ce ne vuole proprio Giulia, tanta. ti trovi bene a fare psicologia? Hai trovato, immagino, alla bicocca? Faccio così, sei in bicocca? Perché di solito psicologia vanno tutti in bicocca. Fammi sapere dove la stai facendo, se ti piace e se hai qualche materia nuova preferita. Tanto vedo Fabio Capuano, ci dice bellissima iniziativa. Fabio, per quello che abbiamo potuto fare, vedi che siamo attrezzati alla bene e meglio. Mi dispiace che non riesco a fare la condivisione schermo, ma perché non c'è il pulsante. Adesso devo farmi un corso, così la prossima volta siamo organizzati. Intanto vado avanti Andiamo con le. avanti. Matteo Selvaggi, Luca Giannese, Marco Aldo Maggiolini e arrivano dal linguistico, scientifico e Istituto del Settore Economico, Amministrazione, Finanze e Questo Marketing. mi mancava, Sì, questo questo sì. istituto. Poi magari se fosse collegato, ecco, magari sapere qualcosa di più. Allora, Giulia ci dice che lei studia a Como, si trova molto bene, però. Ah, Como. Per ora studio psicologia e pedagogia che ho già fatto al liceo. Bene, E bene. diventano anche scelte di vita, poi scegliere gli atenei Sì, con diciamo che in base a dove si va a scegliere l'università ti condiziona ovviamente le relazioni sociali, attuali ma anche future. Gli incontri con i vari professori, perché poi alcuni professori rimangono a contatto con lo studente, non dico tanto quelli della tesi di laurea, architettura no, però ce ne sono alcuni che durante il percorso di laurea ti sono vicini e ti accompagnano nelle varie scelte. Troverete diverse situazioni, ma anche molto belle, perché a volte si creano proprio rapporti di amicizia all'interno dell'università. E alcuni professori si ricordano di te anche dopo. Poi Como è una bella città, c'è il lago, Com'è bella. c'è la montagna vicino, quindi. Una bella scelta. Bene, bene. Ok, proseguiamo. Abbiamo allora Tanti scelte. Clea Bingiacu, Riccardo Carissimi, Chiara Crespi, Morgana D'Amico, Giorgia Lucarelli, Simone Occhionero. E l'arrivo è da linguistico, informatica, classico, scientifico, ancora classico e ancora un'altra volta Istituto Settore Economico, Amministrazione, Finanze e Sono Marketing. curiosa di sapere dov'è questo istituto, cioè qual è? Non sapevo dell'esistenza, Magari ammetto. qualcuno ci risponde. Ah, in sostanza è il nuovo nome di ragioneria. Ah, non lo sapevamo. Grazie perché noi siamo rimasti a ragioneria. Allora io sarei inserito lì. Fa più Ho scena, hai fatto anche ragione. Fa più quello, fa più scena. scena quello. Diteci se siete collegati, che scelta avete fatto, se lavorate già o se che università avete scelto. Così capiamo, come dicevamo prima, un po' gli indirizzi se corrispondono a quelli fatti nel quinquennio delle superiori o no. Ok, credo che sia l'ultima, sì, l'ultima slide. Abbiamo Asia Palatella, Sabrina Pelitti, Elisa San Giorgi, Noemi Andrea Sferragatta, Martina Sisti e Camilla Terraneo. Con l'arrivo da alberghiero, turistico, alberghiero, scienze umane, linguistico e scientifico. Se ci fosse collegato qualcuno dell'alberghiero sarebbe interessante. Allora, scusate che vedo. Giampiera Salatenna Istituto Einaudi a Magenta o Cardano? Non ho capito. Forse non ho. Scusate che intanto io leggo. Comunque fateci sapere, soprattutto se c'è qualcuno dell'alberghiero collegato, che scelta avete fatto dopo, se siete riusciti a lavorare. Anche del turistico, Sì, perché il turistico la beh, vedo un diciamo che sono po' quelle che sono complicata. i settori più toccati Allora, sta rispondendo dal Camilla. Covid. Camilla dice: ho fatto il liceo scientifico sportivo al Cardano e ora sto frequentando scienze motorie statale. Come fate con scienze motorie con la didattica a distanza? Riesce a dirci qualche cosa? Cioè, riuscite a fare sempre lezioni in presenza con magari delle separazioni fisiche? O solo didattica a distanza? Vediamo se. Aspetta,
Spero di non essermi persa nessuno. Ecco, rinnovo per coloro magari che si fossero collegati dopo l'inizio, dopo le 11:30 e comunque dopo il momento in cui abbiamo detto quale sarebbe stato il seguito, che verranno da lunedì accreditati i corrispettivi della borsa di studio sugli IBAN che avevate dato e avevate reso disponibili. Così come per quanto riguarda la pergamena, che vi dovrebbe già essere arrivata in PDF via mail, e l'originale che è a disposizione presso l'ufficio istruzione del Comune di Bareggio, ma come abbiamo detto all'inizio, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche per coloro che magari non avranno modo e possibilità di fare un ritiro diretto, provvederemo direttamente noi alla consegna. Quindi avremo anche il piacere, Tipo c'è anche posta se a per te. distanza, di C'è conoscerci, posta no? per C'è te. posta per te. Camilla ci fa sapere che le fanno lezioni pratiche 2 volte alla settimana in presenza con le dovute distanze e mascherine. Ottimo, almeno sappiamo che tutte le norme Rientrano sono nella fascia dei seguite. 2 giorni di laboratorio, Sì, sì, così sì, come è disposto dal DPCM. sì. Allora, noi l'elenco l'abbiamo fatto, ci siamo. Mi spiace di non. Aspetta, vediamo. Giorgia Lucarelli dal classico a ingegneria del Politecnico. Ottimo, anche perché ingegneria. Magari ci fai sapere che tipo di ingegneria? Aspetta, che ho un goccio d'acqua, scusate. Allora, sono Peniti Sabrina, ho fatto il turistico e ora ho scelto la Bicocca, Economia e Amministrazione Aziendale. Si tratta di una triennale, ma vorrei fare gli ultimi 2 anni di magistrale sempre in Bicocca, concentrandomi su economia sostenibile. Bene. Scusate che io mi È un sindaco che sta dando dei primi sintomi di mal di tosse, gola, mal di gola. come ogni video che faccio. È così. Economia Ingegneria amministrativa. gestionale. Ah, ingegneria Sì. gestionale. Vabbè, il tuo livello più alto. Più alto. Ingegneria gestionale, quindi sei in Bovisa, se non erro, perché io andavo lì e c'era la sede, l'avevano spostata lì, tra l'altro c'è tutta la sede nuova. Mi pare che devono ancora essere stampate. No. No, no, le abbiamo già firmate. No, no. Firmate, firmate. Ve le hanno anticipate solo via mail. Dovrebbero essere state anticipate Sono già state tutte firmate, stampate, anche perché le abbiamo firmate noi due, quindi il cartaccio ce l'abbiamo già gli originali. Su questo siamo sicuri al 100%. Sì, ecco, ve lo confermo perché Stiamo anche gli solo uffici. definendo la modalità di consegna per ovvi Sì. motivi, ma credo che ci presteremo io e l'assessore senza problemi, anche perché a livello di sicurezza. Io so eventuali problematiche in giro sul territorio. Vediamo. Questa hai letto sì, l'economia di amministrazione aziendale. Ok. Ero curiosa se c'era qualcuno dall'alberghiero, ma spero non ci siano perché stanno lavorando. Spero. Nel caso, magari adesso l'idea del party che mi è venuto prima poteva essere anche carino. Poi vediamo. Di fare la cosa party, però anche qua io sperimento con voi anche perché ci Sperimentazione arrangiamo. sul campo. Magari ricordo quello che ha detto prima l'assessore per chi si fosse collegato dopo, che come comune è ovviamente azione promossa dall'assessore di dare anche un piccolo contributo dalla seconda media alla quinta superiore proprio per la questione didattica a distanza. Quindi tutti gli studenti che stanno affrontando la didattica a distanza e che ovviamente sono iscritti alla scuola, perché ovviamente Certo. questo vale per la scuola superiore che non è dell'obbligo, fino a una certa età non è ancora dell'obbligo, giusto? Sì. Sì. Quindi previa dimostrazione appunto dell'iscrizione alla La scuola, scuola. potranno richiedere il contributo per la didattica a distanza. Il bando dovrebbe uscire, l'avviso più che un bando, ma una settimana, 10 giorni, massimo proprio. Io spero prima. Speriamo prima, ma è in corso. Ok, la pergamena è arrivata in PDF, ma vi portiamo noi anche il cartaceo perché è giusto avere anche il cartaceo che Abbiate fede. arriviamo anche lì. Allora, noi abbiamo premiato tutti, Tutti. in senso telematico. Se
Se qualcuno di voi ha qualche domanda che vuole porci, sempre sulla tematica borse di studio, aspettiamo giusto 2 minuti così vediamo se c'è qualche messaggio. La signora di prima, la famiglia Meo, faccio così, faccio prima, mi piacerebbe ricevere la consegna a domicilio da Pergamena così da incontrare il sindaco e l'assessore. Noi adesso ci organizziamo, facciamo così, ci organizziamo, ci prendiamo il tempo Un po' per sera e veniamo a trovarvi. sera, sabato mattina, Sì, piano certo. piano facciamo il giro di tutti, magari vi facciamo avvisare prima dagli uffici e niente, facciamo questo giro Sì, qua. esatto, ecco, è giusto l'idea. Ecco, magari vi diamo Una una fascio orario. comunicazione preventiva attraverso la mail che abbiamo utilizzato fino a qua per inviarvi le comunicazioni. E vi daremo una fascia oraria e faremo in modo questa volta che possano esserci anche i ragazzi, ecco, dal momento che questa mattina qualcuno è stato penalizzato proprio per il fatto che all'ora in cui siamo partiti, C'era la giustamente scuola. c'era la scuola. Allora, non vedo altre domande, io allora direi di salutarci. Ringrazio comunque i genitori che si sono fatti da tramite per i figli e anche chi è riuscito a collegarsi rubando 2 minuti alla didattica a distanza, ci scuseranno gli insegnanti. Speriamo che sia la prima e l'ultima volta che dobbiamo fare una premiazione così. Ovviamente, se faccio questa promessa online, ma se la situazione dovesse migliorare, troveremo un modo anche di festeggiare tutti insieme quello che non si è potuto fare, insomma. E questo è un obiettivo che abbiamo anche come amministrazione, perché ovviamente questa situazione ha penalizzato tutti sotto tutti i punti di vista, e quindi anche voi meritate almeno Certo. una piccola festa, ma non è che possiamo fare chissà che cosa, Diciamo ma che l'abbiamo rimandata. Ecco, è esatto. rimandata per il momento. Ok, allora vi salutiamo. Roberto, devi dire Ma qualcos'altro? io, ragazzi, più che dirvi bravi, e bravi a tutti, ecco, coloro che comunque, anche quelli che non sono stati oggetto, oggi, di questa premiazione. Ragazzi, studiare è importante, purtroppo, chi non lo vuol fare o chi ha poca voglia lo scopre poi tardi, ed è tardi, più delle volte. Quindi pensateci bene, andate avanti, è il vostro lavoro ed è quello che vi servirà poi per il futuro. Bravi, bravi ancora, grazie e speriamo di vederci presto. Questo è Grazie, ci l'augurio. vediamo quando vi consegniamo le pergamene. Ciao a tutti! Ciao a tutti.